Ma io sono felicissimo perché gli stessi organizzatori di un festival molto importante, che è il Green Valley Pop Fest, che si svolge a Sciacca il 22 luglio e 23 luglio, devono sapere che volevano avere una conduttrice e invece hanno ripiegato su un conduttore, come sempre succede, e questo deve essere chiaro, che avrebbero potuto avere Diletta Leotta a presentare il concerto. In realtà ci sarà il sottoscritto, Maria Solepollio e Francesco Facchinetti con due grandi serate. Ma oggi non parliamo solo della musica, ma anche dell'evento che promuove la cultura dell'ambiente e dell'ecosostenibilità attraverso il linguaggio della musica. Quindi do il benvenuto, se Diletta l'abbiamo ripristinata, no, non c'è ancora, ma cosa ha fatto? Vabbè, io volevo prendere un po' di tempo. Saluto Antonio Di Marca e Cosimo Rizzuto. Ciao ragazzi, come state? Diletta a fare la pipì, ragazzi, cosa vi devo dire? Portate pazienza. Vabbè, dai, torna breve. La perdoniamo. Sapete che è in uno stato particolare della sua vita, quindi ci sono delle priorità in questo momento. Comunque, il secondo momento più alto della stagione televisiva dei takeaway, dopo la piantumazione del fagiolo, sì? È la piantumazione degli alberi che faremo noi. Certo. Grazie a tutti ragazzi che acquistano il biglietto per il Green Valley Pop Fest in collaborazione con la Fondazione Alberi Italia. Quindi diciamo due momenti alti però dedicati all'ambiente. Esatto, noi abbiamo dedicato questa cosa, questa puntata soprattutto, al piccolo gesto di piantare un albero. Voi lo fate attraverso la musica perché, appunto, come hai detto, l'acquisto di ogni biglietto contribuirà alla Fondazione Alberi Italia, che si occupa appunto di piantumazione degli alberi attraverso una nuova area verde in Sicilia. Esatto. Pensa che bello. Esatto, questo è importante, ma soprattutto lo fate attraverso la musica. Cioè, uno alla fine si va a vedere uno spettacolo bellissimo, è lì e contribuisce a fare qualcosa di bello. C'è chi lo fa con i propri mezzi, cioè va proprio a piantare, c'è chi lo fa indirettamente attraverso il Green Valley Pop Fest, che è un po' il motivo per cui l'avete organizzato. Io non ve l'ho mai chiesta questa cosa, ma come vi viene in mente di fare? L'anno scorso l'iniziativa era legata a, se non ero, Mare Vivo e Plastic Free, mentre quest'anno ci saranno sempre anche quest'anno, ma l'idea è stata perché lo scorso anno ci trovavamo in un bosco al centro della Sicilia e quindi abbiamo pensato di dare, diciamo così, un senso alla possibilità del pubblico di assistere a un evento musicale con artisti importanti, però dando anche una finalità e un messaggio. Gli artisti, come dicevi tu, sono tantissimi, li possiamo elencare alcuni. No, infatti, ma visto che avevamo già fatto un collegamento, ma c'era il famoso to be defined, nel senso che alcuni artisti dovevano ancora accettare il vostro invito, altri invece erano già stati annunciati, la gente sì, ok, la finalità è importante, ma vogliono vedere un bel concerto e ascoltare soprattutto buona musica. Quindi Diletta è tornata? Diletta, tutto a posto? Ciao Antonio, ciao Cosimo, scusate, ciao. Come state? Scusate il ritardo, sono in Sicilia, quindi sapete qua l'orario biologico è tutto un po' rallentato, perdonatemi. Ma cosa c'entra? Sì, un po' diffuso, poco. Scusami, dile, ma adesso non per dire, ma secondo te Antonio e Cosimo dove sono? In Sicilia. Quindi sì, ma infatti Daniele, noi la stiamo ascoltando un minuto prima rispetto a te. Ah, ho capito, cioè sta arrivando me, ok. Noi scusa, già sappiamo esatto, cosa sei tu Dani. Ho capito, errore mio. No, dicevo, il cast, insomma, bisogna dare i nomi delle due serate, 22 luglio vi ricordo e 23 luglio a Sciacca, in provincia di Agrigento. Voglio i nomi. Partiamo con Fedez, Shiva, Villa Benz, wow. Irama, Gaia, Angelina Mango. Ah, Angelina Mango, certo, Room 9, Alfa, Matteo Romano, Rose Villain. Andate avanti. Ma ci saranno tutti, ragazzi, praticamente. No, ma beh, sono io quest'anno, questa è la verità. Sì, dite esatto, la verità. Esatto. Questo ma, ci sono... ma noi ci stiamo attrezzando anche per questo, per far comparire Diletta sul maxi schermo del palco e fare un super saluto, così siamo veramente al completo. Esatto. Non potrai avere i tuoi cartoncini per presentare gli artisti. No!
io sono veramente allibito da tutto ciò, nel senso, io veramente, cioè, voglio, io poi adesso, ah, va bene, allora adesso mi tirate fuori il peggio e devo dire le cose come stanno. Musica tensiva, comollo, perché io volevo fare un collegamento promo, ricordare che si possono acquistare i biglietti, ricordare le finalità che abbiamo detto, che si aiuta l'ambiente, ricordare il cast che è diviso in due serate, 22 e 23 luglio a Sciacca. Volevo essere serio, ma a questo punto poi voi mi avete stuzzicato e io vi rispondo. Io vi rispondo. Ma voi vi ricordate che l'anno scorso Diletta Leotta mi è salita sul palco ciucca? Oppure no? Oppure no? Ma non è vero, ma non è assolutamente vero. Che era piena come una nave, che cioè prende, prende e saluta la gente e va: ciao Jacca, stai? Non è vero, Diletta prima di salire sul palco ha mangiato una granita. Bravo, bravo. Sì, ma per togliere, ma infatti c'è la bellezza, io dico è facilissimo organizzare, cioè è facilissimo, adesso no, sto dicendo una cavolata, però per tutti gli artisti che verranno a trovarvi, a trovarci, perché io mi sento parte integrante di questo progetto, ragazzi, avranno insomma un sacco di elementi positivi da utilizzare, a parte essere in Sicilia, a parte essere in una città bellissima, ma un'organizzazione pazzesca con Antonio e Cosimo che non fanno mancare nulla. Niente, basta, nulla. Ho già capito. Ragazzi, noi ci vediamo in Sicilia tra pochissimo, 22 e 23 di luglio. Grazie per essere stati con noi. Manca solo una settimana. Comunque sì, il pubblico deve sapere che in realtà Daniele è bravissimo. Chi? Noi ci trovavamo a dire. No, Daniele. Ah, scusami, no, non avevo capito. Organizzatori, no, no, no. Esatto, va bene. Daniele è bravissimo, è una persona veramente meravigliosa. L'anno scorso ci siamo divertiti non solo sul palco, ma anche dietro le quinte. Quest'anno vi ringrazio, vi ringrazio come sempre. Vi ringrazio. A Sciacca, in Sicilia. Vi aspettiamo tutti quanti, ovviamente ci sarà anche Radio 105, Maria Sole Poglio, Francesco Facchinetti, sottoscritto, 22-23 luglio per il Green Valley Pop Fest. Grazie ragazzi, un abbraccio. Grazie, un saluto a te. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Inizio sempre con una...